Ciao a tutti, ragazzi, eccomi qui con un nuovo tutorial, il primo dell'anno 2016. Questo sarà un tutorial che sarà effetto vintage. E questo effetto si chiama Nashville. Diciamo che è un effetto che utilizza Instagram. Questo effetto può dare un tocco, diciamo, di bellezza a una foto che non ci dà tutta, trasmette questo significato particolare. Diciamo che l'effetto Nashville punta molto sul bianco della foto, quindi è un effetto molto vintage. E andiamo ad aprire Photoshop e vediamo come utilizziamo. Apriamo la foto che vogliamo modificare. Ok, vedete questa foto? E diciamo potrebbe essere migliorata e per dargli un tocco un po' più carino per non buttarla. Iniziamo, andiamo sul livello, nuovo livello di riempimento e gli diamo tinta unita. Qui gli diamo beige, in questo caso perché andiamo a riempirlo del beige. Metodo di colore gli diamo moltiplica. Diamo ok e in automatico vedete qui ci compare il selettore colore e noi andiamo a cercarci un beige molto chiaro. Gli diamo ok. Ora cominciamo a lavorare sui livelli della foto, quindi andiamo qui su livelli, sul nuovo livello di riempimento e andiamo a curve. Su curve andiamo a lavorare sul verde. Ok, prendiamo questo spigoletto e noi dobbiamo mettere qui. Questo dobbiamo muovere in modo che si muove l'output, quindi dobbiamo aggiungere un po' di verde, ma giusto un po', in questo modo. Ok, va bene così. Ora andiamo qui, andiamo su blu al verde, quindi ricordiamoci che questo Nashville va molto a toccare il blu, diciamo, c'è l'alterazione del blu, quindi dobbiamo aggiungere del blu, vedete? Che la foto deve avere questa tonalità di verde, però deve andare a coprire, cioè il blu serve a coprire il verde che noi abbiamo dato. Vedete, se ne diamo troppo è troppo. Dobbiamo dare una via di mezzo. Ecco, vedete? Ok, e abbiamo creato la prima parte. Andiamo ad aggiungere qui, sempre sul nuovo livello di regolazione, i valori tonali. Sui valori tonali abbiamo questi tre punti, vedete? Questo è l'alterazione delle ombre e queste sono le alterazioni dei chiari. Quindi noi dobbiamo andare a lavorare sul chiaro. In questo caso qui andiamo ad aggiungerci verso il bianco, diciamo, in modo che il bianco faccia il suo effetto. E aggiungiamo un po' di. Ok, e questo qui è sulla parte RGB. Andiamo sul blu, in questo caso, e aggiungiamo altro blu nella foto. Ok, mettiamo questo qui sotto le curve. Andiamo sul verde e andiamo ad aggiungere un po' di verde. Ok, vedete già l'effetto ha preso già un effetto un po' antico. Andiamo sempre qui su regolazioni e andiamo ad aggiungere luminosità e contrasto. Andiamo ad alterare leggermente la luminosità e aumentiamo il contrasto. Però deve andare sotto i valori tonali. Ok, perché deve seguire tutti i passaggi. Ok, creiamo sopra a questo un nuovo livello di regolazione, luminosità e contrasto e diamo più contrasto e luminosità. Ok, andiamo su livello, torniamo qui e creiamo nuovo livello di riempimento. Gli diamo tinta unita, metodo di colore, gli diamo luce soffusa. Gli diamo ok e andiamo ad aggiungere un blu. Ok, andiamo qui, andiamo ad
ad abbassare l'opacità, questo blu lo andiamo a mettere sotto al beige. In questo caso proviamo a aumentare un po' il tutto. Ok, come vedete questo è l'effetto Nashville. Allora vi faccio vedere come era prima. Creiamo una nuova cartella gruppi, ci selezioniamo tutti i livelli che abbiamo creato, trasciniamo nella cartella. Prima era così, adesso è così. Come vedete, l'effetto Nashville è questo effetto che lavora molto sul blu, quindi a far risaltare il bianco. Qui per cambiare i colori basta cliccare sul livello che abbiamo creato e qui possiamo dargli, vedete, altri, il beige più forte, e gli date ok. Il blu può essere fatto più forte. Qua gli potete dare, anziché luce soffusa, sovrapponi. Andiamo sullo strumento scherma, andiamo sulla foto e andiamo qui a ingrandire il pennello e come vedete andate a toccare i punti bianchi e a schiarirli se proprio gli volete dare un effetto più nitido, però non c'è bisogno. Con questo il tutorial è finito, spero che vi sia stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao ragazzi!